Si tratta di un evento addestrativo che coinvolge più di 36.000 militari provenienti da oltre 30 paesi membri e partner della NATO. Conclusa lo scorso 16 ottobre la prima fase simulata dell'esercitazione Trident Juncture 2015, da mercoledì 21 è entrata nel vivo la seconda fase dell'esercitazione, definita Dal Vivo, che ha come centro di comando delle operazioni aeree la base di Trapani Birgi. Questo normalmente avviene in queste grandi esercitazioni perché la parte sintetica aiutata dalla simulazione dei computer permette di sottoporre il sistema a un addestramento ancora più spinto, perché lo scenario è ancora più complesso di quello generabile normalmente con le risorse reali. E quest'anno per esempio ha permesso alla componente aerea dell'aeronautica militare che si trova a Poggio Renatico a Ferrara di essere certificata e quindi essere pronta ad essere impiegata dalla NATO nelle forze di reazioni rapide del 2016. A questa fase gestita dai computer, diciamo sintetica, è invece succeduta quella che chiamiamo LiveX, ovvero reale, che stiamo vivendo in questo momento a Trapani, per esempio, dove gli equipaggi veri, gli aeroplani veri, i controllori veri, come vedete dietro di me, gestiscono veramente una serie di missioni addestrative particolarmente complesse. Quali velivoli sono ovviamente coinvolti e soprattutto se viene impiegato munizionamento o meno? Ma i velivoli che sono coinvolti da parte dell'aeronautica militare sono tutti i nostri velivoli principali, tra cui lo Eurofighter per esempio, che è di stanza proprio su Trapani, ma i trasporti, gli AWACS e altri velivoli, gli elicotteri per esempio che si occupano di personal recovery, della ricerca e del soccorso. Ma nessuno di questi velivoli usa, grazie alle tecnologie oggi disponibili, usa armamento né esercitativo né reale, perché grazie appunto alla tecnologia riusciamo a simulare perfettamente l'impiego di tutte le nostre capacità senza la necessità di portare armamento reale a bordo. Quanto è importante l'interoperabilità in questo caso? Ma guardi, l'interoperabilità è fondamentale. Oggi in qualsiasi area di crisi interveniamo nell'ambito di una coalizione o dell'alleanza della NATO. Essere capaci di gestire, pianificare ed eseguire le missioni insieme è ovviamente importantissimo, e questo non avviene gratuitamente, bisogna investire, prepararsi, addestrarsi per essere pronti. La Trident Juncture è volta proprio a raggiungere il livello addestrativo sufficiente per essere pronti ad operare insieme. Dove si svolgono fondamentalmente queste esercitazioni? Ma questo è un grande pregio del nostro bellissimo paese, che abbiamo la possibilità, tra le grandi isole della Sardegna e della Sicilia, di avere uno spazio aereo che oggi in Europa pochissimi paesi possono disporre. Quindi il grosso dell'esercitazione avviene proprio nel Mediterraneo occidentale tra Sicilia e Sardegna.